Ciao a tutti, oggi siamo a Marghera, in Piazza Mercato, al Bar Calà, per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Io sto con te. Ricordo quegli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Grazie per essere presenti. Cominciamo questa giornata, 25 novembre, giornata internazionale sulla violenza delle donne. Oggi abbiamo con noi Federica Lisi, Alessia Canale, le modelle del DMT. Lo diciamo anche che non è una cosa festosa questo lancio di palloncini. Infatti abbiamo voluto aprire questa giornata con tutti questi palloncini che stanno cadendo a terra. Dietro alle vetrine vedete i numeri, 153 sono le vittime di femminicidio fino ad oggi. E ogni palloncino, i palloncini sono 153, tanti quanti i numeri che noi abbiamo scritto, e ogni palloncino è dedicato a una donna che è stata trucidata e oggi non fa più parte di questo mondo. E è un momento importante perché noi pensiamo che molte donne oggi sono così, un tema che è ancora scottante, un tema che non si risolve mai. E abbiamo messo nel Martini sotto una canzone di 25-30 anni fa, ma attualissima anche ai nostri giorni. E se pensiamo che a pochi chilometri da noi sono ancora le vittime di femminicidio, la cosa ci fa un po' pensare e riflettere. Io presento Federica Lisi, che poi ci racconterà un po' la sua storia, ci racconterà il suo libro, Alessia Canale. E io ci do direttamente la parola a Alessia Canale, perché questo è un giorno delle donne, quindi io sono già stato troppo qua, perché il nostro giorno è il giorno dove il motto è Io sto con te, la ristorazione si tinge di rosso, è una campagna promossa da ACE e tutti i cuochi in Italia e nel mondo sono riusciti attraverso un piatto colorato di rosso a unire tutti. Abbiamo la Costa Rica, abbiamo la Mongolia, abbiamo la Cina, abbiamo la Polonia, abbiamo la Svizzera, abbiamo l'Italia, abbiamo le varie delegazioni e moltissime altre nazioni che hanno aderito. Tutto poi sarà pubblicato. Io non so che dire, è molto emozionante, ma passo la parola a te che sei più esperta di me. Bene, facciamo un applauso perché Stefano ha lavorato molto dietro le quinte, è una persona grande chef, ma una persona molto sensibile. Quando mi ha coinvolto in questo progetto mi ha fatto una piccola confidenza e mi ha detto anche un locale come il mio può essere una sorta di confessionale a volte incontro delle clienti che si delle violenze che non sono necessariamente quelle che poi finiscono in prima pagina, sono quei soprusi quotidiani che magari sono preludio delle violenze che poi scaturiscono in episodi incredibili davanti ai quali veramente si rimane senza parole e davanti ai quali però non possiamo fregarcene e ci fa bene raccontare anche, ci fa bene trovare una spalla e soprattutto un aiuto, proprio perché non diventino il preludio di qualcosa di peggiore. Allora, io intanto vorrei coinvolgere subito la nostra ospite. Saluto però anche le due ragazze, sono due modelle e ve le presento. Buonasera, io sono Irene. Io sono Rachele. Allora, la bellezza tante volte viene utilizzata come pretesto anche per poter concedere qualcosa di più, vero ragazze? Essere belle non è una colpa, però talvolta credo che così sia anche, possa dare via libera a un comportamento che non sia proprio sempre lecito. Esatto, poi spesso veniamo giudicate per come siamo vestite e questo secondo me non deve più accadere.
per questo indossate tanto le scarpe rosse. Sì, le scarpe rosse sono le vincenti rosse che chiamiamola così, questo evento sono le Federica. Federica Lisi è un personaggio conosciuto intanto per la sua attività sportiva, principalmente quando eravamo più giovani. Leggermente, sì. Poi per essere stata la compagna di vita di una persona meravigliosa che è scomparsa prematuramente, Nicoletta è indimenticabile, forse ci sta seguendo da lassù. Sono 10 anni che ci sta seguendo da lassù, che quindi è successo nel 2012 che mio marito in campo, un giocatore di pallavolo, giocando si è accasciato e ci ha lasciato tra virgolette, perché sono convinta che ogni giorno ci assiste da lassù, ma la cosa più importante è che insieme abbiamo creato una numerosa famiglia, perché io ho 5 figli, abbiamo che sono un ragazzo di 18 anni Alessandro, Arianna 14, ho 2 gemelle Angelica Aurora di 11 anni e mezzo e l'ultimo è Andrea che è arrivato subito dopo che lui ci ha lasciato. Tra l'altro figli che stanno ripercorrendo in qualche modo anche le orme di papà. Ma i geni e i fisici, ovviamente mio marito era 2,3 m, io 1,80 m, danza classica a casa mia fanno fatica a fare, quindi vista l'altezza sì, ho il primo e la seconda che hanno iniziato, Alessandro ha iniziato a livello professionistico, Arianna sta percorrendo fuori dalla Verna, bensì con una società di Roma, la sua strada pallavolistica. L'unica, una gemella è Andrea, anche stanno nel campo di pallavolo. Sto puntando l'unica figlia che non gli piace la pallavolo, vediamo cosa mi conviene. Stava raccontando di com'è complicato poi incastrare tutte queste attività, essere mamma, avere tanti figli, perché poi le attività cambiano, non c'hanno veramente appunto state diverse. Sì, la mia vita 10 anni fa si è completamente ribaltata, come ho sempre detto. Altro che lockdown. No, il lockdown per me è stata una passeggiata di salute, perché quando affronti delle cose che il destino ti mette davanti e ci abbiamo dovuto fare un punto a capo, ma un punto attraverso una vita che tu hai vissuto ma che rimarrà sempre dentro di me. E poi Bobo è il papà dei miei figli e nessuno me lo toglierà mai. È inevitabile che ti ritrovi da sola con 5 ragazzi da crescere. Ovviamente ti si presentano sempre le persone giuste accanto, ti si presentano situazioni, ma una cosa sicuramente la devo alla gente, perché attraverso il libro che ho scritto con Anna Cherubini, Non ci lasceremo mai, la mia vita con Bobo, bestseller, mi è venuto un sacco, veramente tanto. No, sono contenta perché io ho dato la mia storia, ho messo la mia storia davanti alla gente ed è la cosa che mi ha aiutato di più, è quella di condividere. E qua ritorno qua alla giornata che stiamo vivendo oggi, che è una giornata contro la violenza sulle donne, ma contro la violenza direi, se non sbaglio, no? E di conseguenza questa violenza ti fa paura e di conseguenza fa chiudere soprattutto noi donne, no? Perché ti viene in mente non mi capiscono e di conseguenza non parlo, come ogni problema che ti si presenta nella vita. E invece la cosa che secondo me ti fa fare il salto di qualità è proprio alzare la mano e dire io non ce la faccio, aiutarmi. E là comincia a essere un qualcosa che non sei più sola. Io non mi sono mai sentita da sola, a prescindere che ho 5 figli, però mi sono sempre messa dal 24 marzo in poi a braccia larghe, perché mi rendo conto che l'essere e sentirsi da sola è la cosa che poi ti fa morire. Ed è un po' il consiglio che do a tutte quelle persone, principalmente poi ragazze, no? Che si ritrovano da sole davanti a delle persone che non riescono neanche a dare un termine per definirle,
e da là subentra un qualcosa che ti segna, perché buono o buono chi ha subito poi queste cose purtroppo ti ritrovi da solo. E il discorso di urlare, io l'ho sempre detto, se urli da solo non ti sente nessuno, ma se urliamo tutti quanti qualcuno ci sentirà. Anche nella violenza questo può succedere, cioè già raccontare, se un'amica raccoglie una confidenza e se la tiene per sé non fa un buon affare, nel senso, non è facile, mettiamoci nei panni, però consigliare, per esempio, accompagnare l'amica da qualche associazione, per esempio, dove possa parlarne, dove possono coinvolgere le persone più adatte, dove possono coinvolgere le forze dell'ordine, perché alla fine è anche quello che bisogna fare, è opportuno. Guarda, queste giornate la cosa bella che ha fatto Stefano è proprio condividere, no? Cioè chiamarci e venire e dire insieme facciamoci sentire. Faccio una breve premessa perché accanto a me ci dovrà essere la grande Piacinto, cantatrice rock, lei autrice di che ha cantato, che ha pubblicato la scorsa, ma che è tutta farina del suo sacco per problemi purtroppo influenzati, non è riuscita a stare con noi e tutto ciò che uscirà dalla mia bocca un po' esce anche dalla bocca mia perché ne abbiamo parlato di quanto mi è piaciuto e di conseguenza anche lei ci tiene tantissimo a proprio a far capire che insieme uno si può, io forse perché c'è una squadra a casa e di conseguenza è un aiuto continuo che ho quotidianamente. Però quando si organizzano questi eventi uno spera sempre ci sia mare magnum ad ascoltarti, ma non ce ne può fregare di meno. La questione è anche per chi organizza, per chi vuole dare un qualcosa agli altri, perché questo noi stiamo facendo anche attraverso quello che facciamo nella vita, è il farci ascoltare e di conseguenza dare dei messaggi. E noi salutiamo Pia perché siamo in diretta. Ciao Pia, stai qua accanto a me, Pia rimettiti e poi la prossima volta ti aspettiamo proprio fisicamente. Tra l'altro, ecco da qua. Quindi... da qua, ciao sì. Pia! Pia è stata fondamentale nella tua vita, l'incontro di quelli che ti cambiano la vita. Ma Pia è una grande amica che ci siamo incontrate, che poi secondo me non è per caso, e oltre a un'amicizia forte che ci lega anche a livello professionale, uno spettacolo che abbiamo nominato io e lei, e dove abbiamo unito le nostre vite, cioè io con il mio libro e lei con la sua musica. Ed è stato impressionante come parti di un libro, ma estrapolate veramente questo pomeriggio e si sono intrecciate e adattate perfettamente a delle canzoni che lei in passato aveva scritto. Tu sei stata anche interprete di un video di una sua canzone? Mi ha messo in mezzo, come si suol dire, non solo a me ma anche ai, come chiamano, sì, la canzone dove mi ha dato un po' in mano l'immagine del video è Perché tutto muore, che è la seconda canzone del nostro spettacolo, e il titolo racchiude un po', era forse la canzone che sentivo dentro di me, perché la vita è un ciclo, è un giro, nasci muori, nasci muori. E poi c'è stato un singolo che ha dato il nome all'album che è uscito due anni fa, il 31 gennaio, proprio il giorno del suo compleanno, che è Romantica Io, e dove il protagonista, e là ci tengo, mi faccio le spalle larghe, e c'è mia figlia, una delle gemelle Aurora, e poi ci sono anche gli altri che fanno la sua baby band. Grazie Federica, poi voi potete anche farle delle domande, perché qui proprio per raccontarci qualcosa della sua vita. Non hai tu un libro da poterci leggere? Io... facciamo vedere il video, perfetto. Che cosa c'è di strano se sono lontana e non dormo con te? Ti aspetto
mentre guardo fuori, ti aspetto. Sono stanca o sono, ti aspetto, mentre sento che è finita e non penso più alla vita che ho passato con te. Ti aspetto, che sei già sparito, ti aspetto, e mi manca il respiro, ti aspetto. Ma dove sei finito? Ti aspetterò mentre incrocio le dita. Forse stai tornando, forse sto piangendo. Ti aspetterò, io come mi sento. Che amore, quello di te. Lo sai che sono fragile, indimenticabile. A volte vorrei dirti tanto, ma poi non serve a niente, e poi non sento niente. E se mi starò male, è perché tutto muore. Presenta Stefano, adesso sì. Buonasera a tutte e a tutti. Allora, io sono Stefano della libreria Aimat e ringrazio Franco Ventimiglia che darà voce a Annie Ernaux, che è un'autrice francese, da poco ha vinto il Nobel per la letteratura. E noi come libreria ci siamo sempre posizionati rispetto al tema della violenza sulle donne e soprattutto nel ruolo che l'uomo deve avere. Lo scorso anno abbiamo fatto un flash mob organizzato da soli uomini, al quale poi si sono aggiunte anche delle donne, proprio per sottolineare il ruolo che ha l'uomo. Spesso la violenza sulle donne si ritiene sia una cosa che devono gestire le donne, se non in giornate nelle quali ci si dispiace. Però le cose poi continuano. Allora, ovviamente mi sento coinvolto direttamente come uomo e secondo me Annie Ernaux, Franco leggerà un pezzo nel quale lei, dal libro La donna gelata, edito dall'Orma, lei racconta una quotidianità in una relazione con un uomo, che è suo ex marito, fatta di gesti quotidiani, però attraverso questi gesti e questa quotidianità la sua libertà un po' alla volta viene meno.
e credo anche dall'esperienza che ho avuto precedentemente come educatore sul tema che la violenza non arrivi, come ormai appurato, solo da un raptus, ma è un problema culturale e come tale va affrontato. Se è culturale vuol dire che ci riguarda tutti, ripeto, soprattutto noi uomini, anche nella quotidianità, quei gesti di delega continua che si lascia alla cura dei figli, alla gestione della casa, che si lascia alla donna, può essere uno dei primi passi per poi ritenere la donna di propria proprietà, oggetto e quant'altro. Quindi vi lascio alle parole di Franco Ventimiglia e a quelle di Annie Ernaux che insomma dà questo spaccato. Buona serata a tutte e a tutti. Grazie, grazie. Allora, lo tengo io il microfono, cosa dice? Va meglio? Provo a tenere. Allora, del libro La donna gelata di Annie Ernaux, consigliatomi da Stefano nella libreria. Può darsi fosse una domenica uggiosa, un primo pomeriggio monotono, come sempre dopo la fine della stagione turistica. Avevo sicuramente già dato la pappa al piccio, poi avevamo mangiato anche noi, rosbif, fagiolini, forse un puntino alla crema, i piatti da lavare per chiudere in bellezza. All'improvviso, in tono disinvolto, la frase spensierata, a Ritz danno l'ultimo di Bergman, poi l'altra, te la prendi se vado a vederlo più tardi? E l'ultima, in risposta al mio silenzio. Se no, a che serve essendo io a badare il bambino? Non sono crollata e non ho nemmeno urlato. Una conclusione cinica e razionale. È questo il matrimonio. Scegliere tra la depressione dell'uno o dell'altro. Deprimerci entrambi è uno spreco. Con altrettanta evidenza, il mio posto è accanto al bambino e il suo al cinema, non il contrario. È andato. In seguito andrà a giocare a tennis d'estate, sciare d'inverno. Io baderò al piccolo, lo porterò a spasso. Oh, che belle domeniche! E tre tirare su la tapparella della cameretta. Strade vuote, il parco, i cigni. Gelosia a volte. Dalle finestre del trilocale o da dietro il passeggino, il mondo si divide in due, donne che lui potrebbe avere, uomini che io non avrò più. La sera mi racconta la sua giornata mentre spazzola la cena, fa medico come un lupo, ci mette appetito. Il mio va a caccia ogni domenica, il mio guardi a togliergli la sua barca a vela. Pesca, il costumismo, il bridge, il clarinetto, la petanca e il biliardo. Sono tutti pieni di passione. Le donne, sempre comprensive. Se per lui passerebbe la giornata al coro, alla bocciofila, quasi orgogliosa. Sua moglie, qual è il suo hobby? Dice che le piacerebbe ricominciare col tennis. Non sa se ne ha davvero voglia. Escono da sole le voglie, una dopo l'altra, per forza di cose. Smettila di rompere, sei libera di andare a sciare quando vuoi. Certo, eccezione fatta per i pasti, il bambino e le faccende, sono metafisicamente libera. Per dirgli di lasciarmi da sola con il piccio, obbligarlo. È facile per lui sbattermi in faccia i miei principi di un tempo, essere indipendenti l'uno dall'altra, non stare sempre appiccicati per non limitarsi a vicenda, eccetera. Avanti, chiamami appiccicosa, o ancora meglio mantide religiosa, moglie castrante. Suo Freud, gli dico, l'ho letto anch'io, figurarsi. No, non ho proprio voglia di castrare nessuno, che immagine squallida. Poi,
cosa c'era meglio? Questa solitudine, giardini con i cigni, la farsa dei due cuori a una capanna davanti al televisore, scompagnate domenicali tra famiglia alla riserva dei cervi, i viali dello zoo, i panorami superbi, padri che portano i figli sulle spalle mentre guardano le mogli degli altri e viceversa. Patetico. Domenica, durante il riposino, come ogni altro giorno, io studiavo per il concorso, ancora la mia stella polare. Due mesi prima dell'inizio degli esami per il CAPES, sento l'asilo nido e ovviamente il senso di colpa. Passavo alla puericultrice quel corpicino nudo attraverso la finestrella dell'accettazione. Fine giornata tentavo di riconoscerlo nell'ometto vestito con il grembiulino scozzese della divisa comunale. Si complimenta sempre con la valente moglie, cui sposo ha superato a pieni voti degli esami nonostante il lavoro d'ufficio. Signora, sì, metà di questo successo è suo. È lei che l'ha supportato, aiutato, ha fatto in modo che i bambini lanciassero tranquillo. Si è fatta carico di tutto. A parte inverse, invece, il marito si sarebbe semmai riservata tutta la comprensione, il compatimento, poveretto. A quante ne ha passati con una moglie così rompipalle. Lui, in ogni caso, preferiva essere compatito. Sai che umiliazione ricevere complimenti come una donnetta, una figura in secondo piano, magari dar persino l'impressione di avermi aiutata con le faccende in casa. Proprio un brutto colpo per l'immagine del capo, del funzionario rispettato. I valori maschili, la sacra differenza, alla fine ne sono diventato un esperto. Leggere i risultati della bacheca, sentirsi depurata di un anno di lavoro e uscire in strada senza meta. L'odore dei bar che è una felicità improvvisa. Anche la folla di giugno, di ottobre, crogiolarsi in quel successo per tutta la giornata. Questo accadeva prima. Ho ottenuto l'abilitazione come professoressa al CAPES. L'ho provato alcune gioia. Sono stati troppi riposini, pieni d'ansia, pettine da lavare, pentole a pressione da controllare, carote pelate studiando storia del romanzo moderno o teoria del teatro. Una botta di fortuna, tra l'altro. Avevo l'impressione che sotto sotto la commissione avesse premiato non tanto le mie capacità intellettuali, quanto il merito di essere una madre di famiglia. Ero una prof. L'obiettivo di tutto un percorso di studi, poi la speranza di una liberazione, di una vita oltre le passeggiate al parco e le spugnette abrasive Scott Wright per le pentole incrostate. Il primo giorno di scuola ho rischiato di arrivare in ritardo, la tata aveva perso la corriera. La ressa nei corridoi, poi 40 volti, 35 l'ora successiva, ancora altri 24, capì che si agitano, gli occhi, quelle voci trattenute all'inizio, ma pronte a subissarmi di domande. Lontano il piccolo appartamento, e adesso il sole invade la cucina, tranquillità delle spolverate e delle pappe, la docile tenerezza di un bambino. Che importa quanto l'avessi maledetta, quanta resistenza avesse opposto, la vita ovattata aveva comunque avuto la meglio su di me. È voluto per tenere a bada la strizza in quella prima mattinata, anche soltanto parlare, essere ascoltata. Esperienza strana, dopo lo tenebrante silenzio di casa o i gorgheggi del piccio. Alla fine è arrivato. Io del potere, forse.
bravo ad avere preso sul mondo, sino la mia solitudine in mezzo a quei 40 studenti diventava esaltante. La rivita. Uscita avevo la testa piena di progetti, gite scolastiche, ricerche in biblioteca. Diavolo il manuale La Garde de Michard, avrei proposto testi che li avrebbero appassionati davvero. Ricordo quella prima sera, una fresca di fine settembre, sensazione che la mia esistenza fosse stata aperta, spalancata, tutte quelle altre esistenze che avevo incrociato durante la giornata. Vedevo volti ancora senza nome, espressioni torbide o boriose, una ragazza sprofondata dalla sedia, assente, tutta quella varietà. Avevo voglia di preparare immediatamente le lezioni per il giorno successivo, leggere le schede attitudinali che avevo fatto compilare in classe sui loro gusti, le loro famiglie. Allo stesso tempo ero pervasa da una sana stanchezza che avrebbe spinta ad ascoltare un disco prima di immergermi nel lavoro e poi sedermi a tavola. Come lui. Aveva ragione, passa la voglia di fare qualsiasi altra cosa. Ma alto là, ecco di nuovo la differenza. Sedersi, fare le coccole al piccio, leggere le mogli. Sogni, fantasie da moglie inebriata dal suo primo giorno di lavoro. Tata ha levato le tende non appena ho messo piede in casa. Toccava preparare la cena per il piccio. Mia di certo non si sarebbe messa sul piatto da sola. Le lezioni, aspettare che il bambino si addormentasse. Quanto a lui, spetterà a guardare la televisione. Non sono professoressa, non sarò mai una professoressa, ma una moglie professoressa, fumatura. Sono entrata nella seconda fase del mio apprendistato. Gli anni più amari, più inafferrabili. Era una professione, desiderio nutrito così a lungo, che stella polare durante i riposini, le passeggiate al parco. Da una parte le donne di casa, il mio peggior intimo, dall'altra le nubili, vite che immagino vuote. Obbligata a pensare che a me sia andata meglio. Si finisce per non paragonare più la propria vita con quella che ci sarebbe desiderata, ma sempre e solo quella delle altre donne. Quella degli uomini mai, figuriamoci. Eppure i colleghi maschi possono uscire da scuola con tutta calma, avviarsi con aria distinta verso la propria macchina, andare a sfogarsi in appassionate riunioni sindacali, darsi la parola a vicenda e votare mozioni sulle condizioni di lavoro disastrose, tigliosi fino allo stremo sui limiti delle loro mansioni ufficiali, che non sta mica al professore sorvegliare gli studenti o correggere i compiti assegnati come punizione, capaci di eccezionali sofismi pur di non sgobbare un minuto più dello stretto indispensabile. Di abitudini maschili, suppongo. Io, donna sposata e madre di famiglia, devo trottare. A mezzogiorno, alle 5 del pomeriggio, potrebbero fermarsi a chiacchierare all'uscita. Ma non ho tempo. Bye bye, baby. Mio figlio mi aspetta e devo anche passare in macelleria. Sarà mai la prof disponibile che credevo sarei stata. Solo essere funzionale è abbastanza dura. Azioni, spese, compiti da correggere, il frigo vuoto. Pierre deve essersi confuso. Il suo famoso tuttofare, Mastro Giacomo, non poteva che essere una donna. Lo stesso lavoro di un uomo, senza mai dimenticarsi della casa. Lasciarla fuori dall'ingresso del liceo e rifarsene subito carico all'uscita.
sera, prima di svuotare il pacco di spaghetti nell'acqua bollente, con il piccio che mi gironzola attorno, la sensazione che la mia vita sia un vaso pieno di fino all'orlo, che anche una singola goccia d'imprevisto, la minima curiosità, farebbe tracimare. Osavo pensare in quei termini. Rispetto a quel che dicono tutti, professoressa, il mestiere è perfetto per una donna. 18 ore di lezione a settimana, il resto del tempo a casa, un sacco di vacanze per potersi occupare dei figli. Se guardi bene è un lavoro da sogno, senza ripercussioni per il resto della famiglia, in dolore. La donna si realizza, porta a casa uno stipendio, ma resta comunque una brava moglie e una buona madre. Come si fa a libertarsi? Io per giunta sono cascata nella trappola della donna completa, fin dei conti orgogliosa di riuscire a conciliare tutto, barcamenarsi tra cucina, un figlio e tre classi di francese, toda del focolare, dispensatrice di sapere. Super. Soltanto un intellettuale, una donna tutto tondo insomma, armoniosa. Lirismo come ultima spiaggia, quando il resto, soprattutto lo spirito critico, è venuto meno. L'uomo tutto tondo, completo, ha un lavoro d'ufficio e poi torna a casa e si infila il grembiule e fa il bagnetto ai bambini, se esiste, lo sbandiera ai quattro venti. Ma io ero immersa nella differenza. Ragionamenti del genere proprio non mi sfioravano. Mi è sembrato normale che lui non andasse al supermercato, perché gli uomini diventano troppo ridicoli quando sono indietro. Dietro a un carrello della spesa, fuori luogo. Male che il suo stipendio fosse considerato una somma cospicua nella sua interezza per noi. Il mio un extra, consistente certo, ma dal quale bisognava sempre sottrarre un sacco di soldi. Quelli per la tata, che non avremmo speso se io fossi stata a casa. Le tasse sul secondo reddito. Che rispetto al suo si riduceva a una cifra esigua. Quindi con che faccia poteva avere il coraggio di dire che non lavoravo per il puro e semplice piacere di farlo? Mi sono sentita in colpa all'idea di lasciarla occuparsi del bambino il sabato per andare ai consigli di classe, proprio il giorno in cui avrebbe potuto giocare a tennis. Ho esitato a chiedergli di portare giù l'immondizia e in fondo che differenza faceva? Una goccia nell'oceano delle faccende domestiche. Ho anche tentato la strada della dolcezza, smare con arte mia, manipolare con gli uomini è talmente più efficace. Nessuno sopporta l'aggressività e attenzione, due voci. Una per gli studenti, energica, che seguono l'autorità maschile, quei padri che a casa sbraitano e danno cazzotti, la voce del fuori, e l'altra, quella delle mura domestiche e delle uscite insieme a lui, una voce da uccellino, innocuo, che interviene poco, discreta, a proposito di tutto ciò che riguarda la vita nel mondo esterno, la classe, la pedagogia. Esagitate le fanatiche in carriera, lo sappiamo, sono una manica di rompicoglioni. Fortuna tu sei equilibrata. Tendevo a dire che tenevo chiuso il becco sul mio lavoro. Grazie, grazie Franco. Era un po' lungo, però ha reso l'idea di quello che erano le donne soprattutto tanti anni fa, non molti anni fa.
Ce ne sono ancora. Non ero così come padre. No, per fortuna io credo che le cose stiano un po' cambiando, che non sia così vergognoso vedere un uomo che fa la spesa con il carrello al supermercato, che cambi i pannolini al bambino. Io credo che qualcosa nella cultura stia cambiando. Spero tanto che i vostri fidanzati, mariti o quello che sarà, siano di questa seconda specie, che il rispetto comincia anche dalla quotidianità. Sì. Esatto, siete giovanissime, quanti anni avete? Veramente anche più giovani del previsto, anche tu? Io 19. Almeno siamo alla maggiore età. Allora, vi devo dire a chi si fosse collegato soltanto adesso o fosse qui presente in piazza, che questo è un evento, è una campagna promossa da ACIR, che sono le associazioni cuochi italiani riunite. E questo giorno proprio nel quale si ricordano le sorelle Mirabella che nel 1960 nella Repubblica Dominicana vennero uccise perché avevano combattuto il regime autoritario di Rafael Trujillo. Successivamente vennero dominate farfalle. Qui, se vedete, accanto ai palloncini per terra ci sono queste farfalline rosse. Questa è diciamo una scenografia che chef Stefano Aldreghetti ha organizzato per questa giornata, ed è una giornata che si svolge un po' in tutto il territorio italiano, anche appunto da chi fa questo lavoro. Quindi le delegazioni e i ristoratori aderenti ad ACIR in questa giornata hanno fuori dai propri ristoranti un simbolo rosso, un tavolo, una sedia, una tovaglia, e verrà creato anche un piatto di libera interpretazione di colore rosso. La campagna si chiama Io sto con te. Sono state fatte anche diciamo delle testimonianze che forse potremmo mandare in onda. No, non riusciamo a farlo, ed è un peccato, però se vi collegate su Facebook riuscite ad ascoltarle, perché sono testimonianze, vieni Stefano, non soltanto di ragazze, di famiglie, ma proprio di colleghi da tutto il mondo. Siamo riusciti con la campagna promossa da ACIR, ovvero le associazioni riunite di cuochi italiani, il nome è proprio associazioni cuochi italiani riuniti. E diciamo, dato che ci sono cuochi italiani che portano la cucina italiana, ci sono cuochi italiani. E c'è l'Italia che sta andando un po' in giro, su questo argomento sono stati tutti molto sensibili, quindi in tutte le parti del mondo tutti hanno fatto un piatto rosso, perché la campagna si chiamava Io sto con te, la ristorazione si tinge di rosso. Abbiamo gli amici della Mongolia, abbiamo gli amici della Polonia, dalle Galapagos, dalla Svizzera. Stefano, ma puoi darci delle anticipazioni per questa sera o è un segreto? Cosa ci aspetterà di rosso a cena? Noi abbiamo messo, il locale si chiama Barcalà, perché non poteva mancare il Barcalà, no? E abbiamo messo degli spaghetti neri che simboleggiano il lutto, il nero, il dolore, il dramma, e con del pomodoro, del baccalà in rosso, con una vela, e la vela sta a simboleggiare una delle ali delle farfalle, le farfalle di Mirabella ovviamente. E che dire, intanto continuiamo, proseguiamo. Però io ti ho qui e vorrei anche coinvolgerti per una cosa molto bella che sta al margine della serata, ma è importante, perché questa sera verrà raccolto anche una somma di denaro che andrà in aiuto proprio anche di donne che in realtà vivono delle situazioni domestiche difficili. Questa sera abbiamo organizzato una cena, non abbiamo stabilito nessun prezzo. La cena è a cuore, cioè nel senso che ognuno mette quello che vuole, considerando ovviamente che è una cena, quindi di fare questo secondo buon senso. A tal proposito io chiamerei la presidentessa e la consigliera a illustrarci un progetto dove noi questa sera poi daremo questa scatola, che non sapremo cosa c'è dentro, perché siamo sempre dell'avviso che non bisogna fare pubblicità per la beneficenza, ma la beneficenza si fa, punto. E quindi chiamerei la presidentessa e la consigliera, e rido la parola a te, sì. Così. Così ve le presento. Allora, Maria Rosa Cellini è presidentessa dell'Associazione Volontari del Fanciullo, e con lei c'è Antonella Zanon, che ha avuto
consigliera, ok? Questa associazione gestisce delle strutture che sono importantissime. Molto importanti, sono degli spazi ludico-ricreativi in cui accogliamo bambini dai 3 anni fino alla terza media. Sono situazioni familiari un po' critiche. Noi offriamo, abbiamo 4 spazi, 2 spazi a Chirignago, uno qui a Marghera e uno a Spinera. Facciamo questi pomeriggi con i bambini. Innanzitutto li accogliamo, per ogni bambino viene studiato un progetto educativo e proprio per un recupero del bambino dal punto di vista affettivo ed educativo. L'azione di cura affettiva ed educativa del bambino non è l'unica azione che noi volontari del fanciullo teniamo, perché grazie alle nostre educatrici attiviamo anche un percorso di sostegno alla genitorialità. Abbiamo tante famiglie straniere con difficoltà anche nella lingua e abbiamo visto che anche con la presenza di mediatori linguistici, soprattutto le donne, si aprono e accolgono questa solidarietà che con tanto amore e con tanta gioia noi offriamo. Poi siamo in un territorio dove veramente la multiculturalità regna sovrana. Io ricordo quando mio figlio ha 21 anni, quindi parliamo delle elementari giusto qualche anno fa, ma ricordo la mamma di un suo compagno che non spiccicava una parola in italiano e non è mai riuscita ad essere parte di un gruppo straordinario di genitori che era riuscito a crearsi all'epoca. Ci dispiaceva tantissimo, ma è una barriera quella linguistica che poi ovviamente preclude molte possibilità. La linguistica è un problema che consente a noi di comunicare con loro, ma soprattutto a loro di comunicare le loro difficoltà, i loro problemi, le loro speranze a noi. E quindi tramite i mediatori linguistici siamo riusciti. Se posso aggiungere, i bambini fanno presto a imparare la lingua e sono forse anche il mezzo veloce per stimolare i genitori a imparare anche loro la lingua. E l'esperienza che vivono a casa Nazareth, così di gioia, di ascolto, di gioco, la portano anche in famiglia. Questo è importante anche per la famiglia, per sentirsi sostenuta. Casa Nazareth è un progetto educativo, è un sostegno alla famiglia, con un'azione diretta al bambino. Negli spazi ludico-ricreativi abbiamo un'educatrice fissa dipendente e poi abbiamo volontari che si turnano in servizio e donano un pomeriggio alla settimana. Ecco perché anche il vostro aiuto sarà importantissimo per incentivare questo lavoro, per dare anche dei mezzi e degli strumenti, immagino. Il costo più alto che sosteniamo è il costo delle educatrici, che giustamente vanno retribuite. Siamo 84 soci volontari, sono tanti, una bella squadra e ci attiviamo in tutto e per tutto, però dobbiamo garantire lo stipendio alle nostre educatrici e anche la merenda ai bambini, al pomeriggio fanno merenda e hanno molto appetito. E ascoltatemi, fa la differenza anche una buona merenda da una merenda buttata là, perché poi alla fine loro hanno diritto alle cose migliori. Ma il momento della merenda è un momento speciale, ogni momento del pomeriggio a casa Nazareth è un momento speciale che ha dei significati pedagogici e psicologici molto forti. Il momento della merenda è ceduto da un momento di preghiera. La nostra associazione è un'associazione fondata da Suor Licia Farinelli, che è stata in cielo il 16 agosto scorso. E ci sta guardando. Siamo una delle 3 opere sociali della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe, fondata dal beato Don Luigi Caburlotto, su di Venezia. E noi accogliamo anche bambini di altre religioni. Però dal momento della preghiera, insieme con le educatrici, i bambini e i volontari, si fa una riflessione sui valori fondamentali che aiutano le comunità e l'uomo stesso a crescere a maturare. Si coltiva. Del cibo, di condividere, l'importante è anche saper condividere, saper ascoltare
notturna, c'è un momento di riflessione e di condivisione, ecco, e poi si dà spazio alla merenda, quindi a panini con la Nutella e poi i giochi anche a tavola. È un momento anche per crescere proprio, per rispettarsi, perché poi è importante che il rispetto venga coltivato fin da piccini. Tutto il progetto di Casa Nazareth è orientato appunto ad aiutare questi bambini a crescere ai valori fondamentali riconosciuti a livello umano, quindi il rispetto, il gioco, la pazienza, l'ascolto, il perdono, il valore dell'amicizia. Scorso anno le educatrici hanno accompagnato i bambini in un percorso di pace. Cosa significa la pace? Prendendo spunto purtroppo da quello che capita attorno a noi. E quindi attraverso delle canzoni hanno piantato dei semini, hanno fatto crescere la pianta, attraverso varie attività laboratoriali, vario genere, insomma. I bambini hanno fatto esperienza di cosa significa veramente vivere in pace, vivere la pace. L'incidente con il Covid hanno fatto un percorso invece sulle emozioni, ecco, saperle riconoscere, dare un nome. Quello che è importante è che i bambini anche a livello emotivo si sentano ascoltati, sostenuti e compresi. Questo è il bisogno più grande che hanno i bambini. Grazie, grazie. Io ricordo un video, che non mi ricordo dove ho visto, ma di bambini ai quali veniva chiesto, bambini maschi, di dare uno schiaffo a una compagna, l'ha visto anche lei. Erano, non sono riusciti, perché non è nella natura essere aggressivi. Non è nella natura. Però purtroppo si vivono esperienze anche di bullismo a scuola, poi portano. I bambini fanno presto assorbire anche schemi comportamentali degli adulti e dei coetanei. È importante per noi correggere queste esperienze negative e far emergere sempre quello che c'è di più bello nell'anima umana. Bene, allora io vi invito ad essere generosi proprio per aiutare Casa Nazareth e l'Associazione Volontari del Fanciullo, che tanto si danno da fare per farla vivere, farle vivere, perché sono più strutture, nella gioia, nella serenità. Grazie, grazie, buon lavoro. Io vi racconto perché sono qua, perché non l'ho neanche detto, magari voi non mi conoscete, io sono giornalista da 36 anni, e collaboro con la 7, con l'agenzia Ital Press, ma soprattutto faccio parte di un'associazione che si chiama Il Cantiere delle Donne. Ne vado orgogliosa, l'abbiamo fondata poco prima dell'inizio della pandemia con alcune colleghe giornaliste. Ci siamo rese conto, davanti a un aperitivo, che noi avevamo un'idea sbagliata dello stare insieme tra donne. Le donne sono sempre, si guardano sempre male, non stanno bene tra di loro, non si aiutano, si boicottano, addirittura c'è questa falsa credenza. In realtà noi ci siamo sempre aiutate, ci siamo sempre guardate con simpatia, abbiamo avuto degli scambi meravigliosi, quindi abbiamo detto: perché non facciamo qualcosa per le donne? Questa associazione è nata ovviamente in pandemia sotto forma di gruppo Facebook, voi sapete che era l'unico modo per stare insieme, addirittura facevamo un telegiornale con varie notizie, ognuno faceva qualcosa, portava dei contributi, c'erano dibattiti, siamo collegati con donne in tutto il mondo per capire com'era la situazione della pandemia in altri paesi, come veniva gestito. Insomma, abbiamo passato questo periodo di lockdown in modo veramente creativo e aiutando tante persone che si sentivano sole. E finalmente dopo un anno ci siamo costituite in associazione. E questa associazione sta facendo delle cose concrete, la faccio breve. La cosa più bella che è stata fatta finora si intitola così: Fate le brave. Allora, io quando ho letto il titolo, ho detto: mamma mia, che brutta questa cosa. È una frase che tante donne si sono sentite dire nella vita, no? Fate le brave, state buonine, tacete, insomma. Invece noi l'abbiamo vista giocando un pochino con l'inglese. Brave in inglese, brave, coraggiose. Quindi siate coraggiose e in pratica insegniamo alle donne ad essere indipendenti economicamente,
a cercare la quadra sotto il profilo del mantenimento, proprio per poter prevenire situazioni di violenza, perché ci sono persone che non hanno coraggio di denunciare, non hanno coraggio di venire a capo, di rifarsi una vita, di provare, proprio perché economicamente non sono in grado di farcela. Quindi abbiamo organizzato un corso che si tiene a Padova, ma si può seguire online ogni primo giovedì del mese, e si tiene la Fornace Carotta. Ci sono 19 professioniste e un professionista coinvolti che danno delle informazioni, principalmente proprio per come gestire il patrimonio, per come mettere da parte per esempio qualcosa per la previdenza, perché ce ne sarà sempre meno in futuro. Sono piccole cose alle quali guardare finalmente con il sorriso. Quindi fate le brave se volete sapere qualcosa in più. Cantiere delle donne, ho anche un libro qui con me che si intitola La scelta gentile e racconta proprio l'avventura del cantiere delle donne. Sono Antonella Benanzato e Silvia Pittarello, due delle fondatrici del cantiere, che hanno deciso di scrivere questa storia. È molto bello e appunto racconta la storia di questa scelta gentile, un cambio proprio di paradigma. Noi non vogliamo essere contro gli uomini, vogliamo lavorare con loro per una società migliore e cerchiamo l'empowerment femminile, cerchiamo che le donne valgano di più. Vi chiamiamo Federica Lisi. Salutiamo, le facciamo un applauso, la ringraziamo per la disponibilità e per il tempo che si abbia ascoltato. Ringrazio invece tutti quanti voi e il grande uomo che ha dato là tutto questo meraviglioso giorno, è la scintilla, no? Perché poi ci dovrà essere un bel fuoco che uno di noi, grazie a Stefano, bisogna che uniamo tutti insieme. Bisogna che ci facciamo sentire, perché poi effettivamente, come stavo parlando un po' dentro con altre donne, cioè le violenze non sono solamente fisiche, ma le violenze possono essere anche a livello verbale, possono essere anche a livello proprio di vita, no? Di quelle persone che purtroppo hanno bisogno, ma che uno fa sempre finta di niente. Bisogna che ci fermiamo e ci guardiamo un po' intorno, perché effettivamente basterebbe poco per ognuno di noi per aiutare, cioè la parola aiutare secondo me è la cosa più bella che ti fa andare a letto e sentirsi meglio. Io vi dico grazie veramente. E guardate, non pensiate che questo riguardi soltanto donne giovani. Io ho raccolto le confidenze di una persona che è sopra gli 80. Mi ha detto che avrebbe voluto lasciare casa per disperazione più volte e non ce la faceva, proprio perché economicamente lei non avrebbe potuto fare questo salto. Ma questo per dirvi che il problema è proprio vicino a casa, è alla porta di fronte. Fermiamoci, ascoltiamo e cerchiamo di dare anche i consigli giusti, perché ci sono le persone che possono aiutarci, questo è sicuro. Assolutamente sì, anche come dicevamo prima, ci sono anche tante realtà che sono pronte a darci una mano. L'unica cosa è una. Avere il coraggio di dire ho bisogno. Quindi spero vivamente che in questa giornata, che arriva un po' arriva in tutto il mondo, diciamolo, e che effettivamente avere il coraggio vuol dire proprio chiedere aiuto, perché è là che cominci a scalare un qualcosa che ti porta poi alla felicità, allo stare bene. Quindi auguro veramente tanto coraggio, tanta forza e tanto amore a tutti voi. Grazie, coraggio che hai avuto tu, Federica, di superare un momento difficilissimo e di rinascere sempre con il tuo angelo a fianco. Grazie. Questo è poco ma sicuro. Stefano, ti dire grazie. Io vi volevo solamente rilanciare un attimo a quello che diceva Federica, il motto di questa montella, la ristorazione di Cetinze di Rosso, e voglio per dare un segnale per dire che la ristorazione è con le donne, e anche perché abbiamo le lady chef, abbiamo imparato dalle nostre mamme, il nostro sapere spesso arriva dalle nostre case, e quindi è un patrimonio che va preservato, e in una dei tanti pensieri è quello di dire denunciate le cose, parlatene, noi ristoratori siamo qua. Quindi questo è un po' il messaggio che diamo, il messaggio che ha dato Alce. Gli
appunto dicevo che effettivamente voi raccogliete tante volte delle confidenze e a volte si tratta proprio solo di convogliarle nel modo giusto, perché sfogarsi fa benissimo, ma trovare una soluzione ideale. Sì, perché purtroppo si pensa sempre alle donne quando vengono violentate, ma non è solamente questa la violenza è in tutti i modi, potrebbe diventare violenza anche quando viene privata della libertà a una ragazza di vestirsi un po' come vuole. E spesso quando si va davanti a un giudice chiede: ma come è vestita? Ognuno è libero di andare come meglio crede, in giro per il mondo, truccarsi, non truccarsi, deve essere libero, se no il paese è libero e quindi la libertà deve essere sempre preservata. Anche uno sguardo indiscreto a volte può essere un motivo di violenza. Soprattutto in questo momento, fare un pensiero a tutte quelle donne che hanno visto i mariti andare a fare la guerra in questo momento in Ucraina e che in qualche modo si sono private di una parte della famiglia e stanno subendo della violenza perché gli manca un marito, lo sta combattendo e magari si trova con dei figli a carico che sta girando un po' qua, un po' di là. Anche questa è violenza, la violenza in tutti i modi, in tutti i settori, in tutte le forme. Bisogna avere il coraggio di dire basta. Prima all'inizio gli ho messo una canzone di Mia Martini dove c'è un video che a un certo momento dice basta violenza, ma consideriamo che Mia Martini non è morta ieri, è morta tanto tempo fa. E è ancora un argomento attuale, attualissimo, che la vedere Samara, basta vedere quello che è successo a qualche chilometro da qua, quello che succede tutti i giorni. Qui è un dobbiamo vivere con la paura, però dobbiamo vivere con la consapevolezza che ci può essere un problema e nel momento in cui c'è il problema, almeno noi ristoratori stiamo cercando di essere quanto più vicino a voi. Grazie Stefano De Ghetti, gli facciamo un applauso per l'impegno e l'entusiasmo con cui ha organizzato questo evento. Ci piace l'idea che in ogni parte d'Italia, nel mondo, ci sia una cosa simile a questa, proprio una sorta di mano che si tende e che si prende con questo valore positivo, ecco, diciamo noi ovviamente, alla violenza, qualsiasi essa sia. Parliamo di donne, ma violenza è brutta di per sé. La violenza è una cosa abominevole, mi piacerebbe vivere in un mondo bello, quello che sto cercando, prendendo questo granello di sabbia in deserto, forse di modificare tutto il deserto. Bravissimo Stefano, un applauso. Io sto con te. E voi? Il nostro pensiero va a ognuna di queste donne, idealmente, visto questa violenza che non ce l'ha fatta. È una preghiera. Ma simbolicamente tengo questo palloncino in aria perché non vada a terra e la violenza si fermi qui. Grazie a voi che ci avete seguito qui in piazza, dal vivo e anche da casa. Grazie a tutti. L'amore non ti lascia lividi, l'amore non ti minaccia, l'amore non alza le mani, l'amore ti dà la mano, l'amore non è violenza. Io sto con te.